Un oceano di silenzio. Si celebra oggi la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Lo si farà ogni anno il 18 marzo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso per le bandiere istituzionali a mezz'asta sugli edifici, negli occhi di tutti noi mezzi militari che un anno fa trasportavano in un corteo silenzioso le bare via da Bergamo, città simbolo e involontario della pandemia. Numerose le iniziative organizzate oggi anche in Abruzzo dai comuni Si Mobilita Lanci, nella ricordo degli oltre 1934 corregionali vittime del coronavirus, con un momento di raccoglimento e preghiera per stringersi attorno ai familiari, ha detto il presidente ANCI Abruzzo Gian Guido D'Alberto. Un minuto di raccoglimento dinanzi alla sede di diversi comuni, qui siamo a Pescara, la città partecipa alla ricorrenza. L'orario le 11 coincide con quello dell'arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio Mario Draghi, che rende omaggio alle tante persone scomparse proprio nella città ritenuta martire per via del triste primato dei decessi durante la prima ondata del Covid. Come in una guerra contro il nemico invisibile, però, la giornata del 18 marzo ricorda le vittime del Covid che in Italia hanno superato le 100.000 persone. Una malattia questa che toglie anche la dignità della morte, si resta da soli se ci si ammala, impauriti, con la mente ai propri familiari e le stanze degli abbracci per ritrovare in sicurezza chi è ricoverato negli ospedali o nelle strutture sanitarie. E il grazie va anche e soprattutto a medici, infermieri, operatori sanitari e a tutti coloro che si prendono cura dei malati come fossero bimbi indifesi, trasmettendo dai propri occhi, bardati con corazze pesanti anti-Covid, il coraggio per superare la paura. E dietro i numeri di ogni bollettino Covid giornaliero ci sono volti, storie struggenti, ma anche di guarigione, proprio per chi non c'è più. Tutti noi dobbiamo appellarci al buon senso e rispettare regole basilari per evitare ulteriori contagi e, grazie anche ai vaccini, cercare di distruggere il nemico di guerra, nemico invisibile e ostico, affinché non uccida più, ma diventi un incubo lontano, scritto unicamente sui libri di storia. Dimensione.